Io appartengo alla generazione del cinema italiano che in realtà quando ha cominciato in Italia era esploso il filone western. Il cinema di quegli anni nostro era sempre un cinema che era dettato dalle possibilità di copertura facili, insomma. In realtà era, secondo noi, in quegli anni là per noi era molto facile fare cinema perché c'era un film che comunque in Italia aveva un incasso certo, diciamo intorno al miliardo di lire di allora, che comunque era una e poi aveva la grande vantaggio di avere grandi vendite all'estero. Per prima ancora di fare la regia di questo primo film, che era Arizona si scatenò, si li fece fuori tutti, io scrissi il soggetto di $10,000 per un massacro. Devo dire che in quegli anni, diciamo, la nostra produzione italiana, quella che consentiva di fare allora a livello industriale circa 300 film all'anno, era per il 50% sicuramente coperta dai western, che erano venduti in tutto il mondo, di conseguenza c'erano dei livelli da Sergio Leone ad altri film che avevano, diciamo, dei budget abbastanza rilevanti, si arrivava a fare dei film sicuramente più piccoli. Il mio primo film, Arizona si scatenò, li feci fuori tutti, lo girai per l'80% in Spagna, con una coproduzione spagnola, e di conseguenza... Però fu l'unica mia esperienza, perché poi dopo quel film là io ho fatto moltissimi gialli, nei quali ho avuto molto successo. Beh, in realtà c'erano stati molti anni in cui il declino del western era stato inesorabile, anche perché forse le produzioni, la qualità del prodotto era abbastanza scadente, e di conseguenza poi il mio secondo film western, io credo che era il 1978, può essere 77-78, credo che sia stato, se non l'ultimo, il penultimo film western italiano. Io utilizzai pioggia e nebbia, perché in realtà il motivo per cui fu girato tra nebbie e piogge è anche il fatto che l'unico villaggio western esistente in Italia, quello dell'antica Helios, era ormai fatiscente. Rimetterlo a posto, ristrutturarlo, riedificarlo, avrebbe avuto dei costi molto, molto violenti, per cui con la nebbia i campi lunghi erano più coperti e di conseguenza, e quindi poi raccontavo questa città quasi abbandonata. Beh, come è stato girato, è tutto in Italia, tutto girato, e ovviamente nel posto, diciamo, mitico del cinema italiano, che si è sempre svolto nella zona di Manziana, dove ci sono delle situazioni di particolari, di terreni aridi, solforosi, ci sono anche delle zone che hanno dei postumi vulcanici, insomma, c'è una famosa zona che produce ancora lo chiamano il bollore, cioè praticamente che da sotto vengono questi miasmi che sono di carattere ovviamente solfurei e che ovviamente davano una certa diciamo, suggestione alle immagini. Il fango, il problema che spesso pioveva per arrivare con i camion in certe postazioni era abbastanza complicato, però comunque è un film che comunque, dico, poi tutte le cose, il tempo forse ti fa dimenticare gli aspetti di difficoltà. Ritengo questo un mio merito, di aver sempre cercato tante volte di costruire delle scene a contrasto, non solo in quel film, l'ho fatto anche in altri, tra una scena di violenza e una d'amore o una di allegria. Forse Peckinpah ha fatto delle cose simili, non lo so, appunto, devo dire, un regista di cui mia grande ispirazione è stato lui, e quindi forse devo anche molto a lui per la grinta con la quale dava ritmo alle sequenze. Non è stata tanto un'idea venuta durante il montaggio, ma già dalla sceneggiatura c'era questa alternanza che poi dava la maggiore drammaticità alle scene di morte contrapposte a quelle del ballo. Il mio atteggiamento nei confronti delle sceneggiature è quello di stabilire con uno sceneggiatore una scaletta o un sequenziario e dopo farla scrivere allo sceneggiatore. Nello specifico Scavolini ha fatto molte cose con me, e poi rivisitarla io. Ecco, penso che è fondamentale
ed è questo forse una carenza della nostri, dei nostri sceneggiatori, di scrivere per immagini. Io tendenzialmente quando scrivo una sceneggiatura o rivedo una sceneggiatura cerco di dimenticarmi molto delle aggettivazioni che non risolvono nulla, ma di dare attraverso un'indicazione che poi realizzo mentre poi giro il film. These men have got to stick to working and not be distracted with disgusting spectacles of Babylon. No, McGowan, you're not pushing us out. This land is my land. It's mine now. On the beginning of Judgment Day, there won't be anyone in line before you. La scelta di Maurizio Merli fu una scelta dettata non tanto dalla potenziale rassomiglianza con Franco Nero, ma perché in quegli anni là era nel cinema italiano di genere, che era un attore di successo, aveva fatto molti polizieschi, credo abbia fatto molte cose lui, però inevitabilmente qualche cosa con gli Stuntman. Ecco, ricordo sicuramente che fece molto bene una lotta nel fango, per l'80%, 90% credo l'abbia fatta lui, e credo che era il periodo in cui è stato girato, era inverno. E sinceramente, dico, insomma, è uno degli aspetti di questo mestiere che in realtà tante volte viene sottovalutato, le condizioni ambientali in cui un attore deve svolgere la propria professione. Il film Mannaia è stato l'unico film che ho fatto con Maurizio Merli. Poverino, dopo non so, 4-5 anni, se non ricordo in che data, giocando a tennis, purtroppo è mancato. Those that know me call me Blade. Because I sort of got a habit of letting this do my talking for me. John Steiner è molto divertente perché aveva questa faccia da cattivone, aggressivo, sadico, eccetera, ma era una persona di una bontà incredibile e anche molto pauroso, non sapeva andare a cavallo. Sicuramente ricordo che il problema di metterlo sopra un cavallo era molto difficoltoso, infatti molti dei primi piani sono fatti non lui sopra un cavallo, ma sopra dei trabanelli con qualcuno che lo muoveva. Quindi in realtà l'aspetto divertente del cinema è che anche dietro un film che potrebbe sembrare estremamente thriller o aggressivo, si vivono certe volte delle atmosfere comiche. Carl Butch, the Parsi! Ricordo che lui aveva due cani, che erano due Doberman, mi sembra, due cani neri molto, o due alani neri, mi ricordo. E ovviamente poi in alcune scene doveva tenerle con aggressività verso il suo avversario, però nello stesso tempo per poter produrre la nebbia c'erano dei macchinari fuori campo che buttavano aria calda verso di lui, e ovviamente producendo rumore e vento. E ovviamente succedeva che questo rumore, questo vento, i cani non lo accettassero, e quindi tendenzialmente lui che doveva fare sempre la faccia aggressiva si veniva legato dai collari e dai guinzagli dei cani, che ovviamente gli si attorcigliavano intorno. Ok, fellas, go on. If I ever get you out of there alive, remember, Bert Craven never forgets. Donald O'Brien ha fatto con me degli altri film, e lo ricordo una persona professionalmente molto, molto valida, bravo attore, che forse non ha avuto lo spazio che avrebbe meritato, insomma. C'era anche una bella musica dei Fratelli De Angelis. Ovviamente prima di scrivere un brano musicale, l'incontro tra regista e musicista avviene, ovviamente ci si dice vorrei un certo tipo di musica, eccetera, però poi dico, non è che uno può, almeno io non so suonare nessuno strumento, non posso dire vorrei una musica di quel tipo, forse fare facendo anche riferimento a qualche film. La suggestione che creò quel tipo di musica, che era anche, aveva qualche cosa anche di onirico, secondo me. Ecco, dico, il film forse se riconosco una qualità che aveva questa dimensione che qualche volta sembrava irreale. Volevamo un tema che fosse un pochettino inusuale. Io ricordo che quella voce molto baritonale che c'era di un cantante che dove fosse di colore, spesso e volentieri il nostro cinema, anche musicalmente, è andato al ricasco del successo americano del tempo. Credo che in quegli anni c'era Barry White, che era un cantante che aveva quel tipo di voce. Fu un tema che mi piacque molto. And your heart is big.
Mannaia era un film, è stato un film sicuramente molto, molto attivo, quindi in realtà era bello fare cinema perché oltretutto si faceva un cinema di genere. Ecco, l'unica cosa che probabilmente era negativa è che spesso e volentieri c'era un accanimento della critica contro quel cinema lì, che poi stranamente adesso c'è tutta una grande rivalutazione.